Il concetto di partenza per parlare di economia è quello di bisogno. Ogni uomo avverte durante la giornata una serie di sensazioni di insoddisfazione e quindi si attiva per cercare di placarle. Pensiamo a quando ci alziamo la mattina, abbiamo bisogno di fare colazione o del caffè. Poi, per esempio, quando voi andate a scuola, soddisfate il bisogno di istruzione, ma anche quello dei vostri genitori di custodia di voi minori quando loro sono al lavoro. Per andare a scuola, utilizzate un mezzo pubblico, poniamo, e questo soddisfa il vostro bisogno di trasporto, e così via. Come possiamo definire quindi il bisogno? Il bisogno è quindi uno stato di disagio, di insoddisfazione, che l'uomo avverte e cerca di eliminare o di ridurre, procurandosi i mezzi, ossia i beni, come per esempio il caffè per la colazione, o i servizi, come per esempio il servizio di trasporto per andare a scuola. E questi sono idonei a fare cessare ovviamente il bisogno. La scienza che studia le attività umane finalizzate a soddisfare le situazioni di bisogno è l'economia politica. La sua ragione di essere sta nel fatto che i mezzi a disposizione dell'uomo per soddisfare i propri bisogni sono limitati. Quindi bisogna fare consapevolmente delle scelte, prendere delle decisioni per soddisfare nel modo migliore possibile questi bisogni, utilizzando risorse che sono scarse. Proprio perché nasce dalle esigenze dell'uomo, l'economia è una scienza viva che si evolve e quindi e continuamente cerca di indirizzare i comportamenti umani verso quelle scelte che sono più utili per se stessi, sia in chiave individualistica, cioè come singolo, ma senza trascurare la dimensione sociale, la cooperazione con gli altri soggetti della collettività organizzata di cui ognuno di noi fa parte. Quando l'economia si concentra sui comportamenti del singolo operatore economico, per esempio pensiamo al produttore, un imprenditore, un industriale, e quindi alle sue scelte di acquisto di quali sono i fattori della produzione, lavoro e capitale, quanto ne deve acquistare, come ne deve acquistare per realizzare la produzione, alle sue scelte produttive, cioè cosa produrre, come produrre, la valutazione dei costi che lui sopporta per produrre, per ricavare dei guadagni, intesi come differenza tra quello che incassa dalla vendita dei beni e quello che sono i costi che ha dovuto sopportare per produrre quei beni e tutto il resto. Oppure pensiamo a quando si parla del singolo risparmiatore, che decide se deve utilizzare tutto il suo reddito per i consumi attuali o invece ne deve accantonare sotto forma di risparmio per consumi futuri. O pensiamo al consumatore, tutti noi siamo consumatori e quindi facciamo delle scelte continuamente di acquistare singoli beni e quindi quanto siamo disposti a pagare per certi beni, eccetera. Queste sono tutte scelte, sono tutte valutazioni sul singolo operatore economico, quindi quando lo studio si concentra sui comportamenti del singolo operatore economico, la economia prende il nome di microeconomia, da micron, piccolo in greco. Quando invece l'economia esamina il comportamento economico di gruppi organizzati, formazioni sociali considerate come degli aggregati, famiglie, imprese e Stato, che interagendo in vario modo tra loro costituiscono un sistema economico all'interno del quale si studiano fenomeni ampi e globali come il reddito nazionale, la crescita, la disoccupazione, l'andamento del livello generale dei prezzi, l'inflazione, le importazioni, le esportazioni, eccetera, viene definita macroeconomia da macro grande. Due definizioni sono quindi ricomprese nella radice etimologica della parola economia, che deriva da oikos, casa, e nomos, legge, quindi, e poi polis, politica, economia politica, polis si riferisce alla città-stato, e quindi al concetto di stato. Per cui economia politica vuol dire legge della casa e politica dello stato. Pertanto studia i comportamenti sia del singolo che dello Stato. Abbiamo parlato di scelte che si fanno nei comportamenti economici, scelte che dipendono dalla limitatezza dei beni a disposizione,
che non sono certo in grado di soddisfare tutti i bisogni di qualsiasi tipo per tutti i soggetti. Quindi si parla di problema economico quando si considera che occorre in qualche modo organizzare le risorse e i beni materiali che sono disponibili, perché potrebbero essere utilizzati per scopi differenti. Per esempio, nel piccolo, è il singolo consumatore che decide come impiegare il suo reddito, per quali bisogni. Se dà la precedenza ad alcuni bisogni, per esempio quelli alimentari, potrebbe doverne sacrificare degli altri, perché il suo reddito non è illimitato. Se guardiamo invece alla prospettiva macro, cioè in grande, si può dover scegliere a quale tipo di produzione dare la preferenza in base alle esigenze del paese, se è lo Stato a decidere su quali settori, per esempio, investire. Quindi, adesso dobbiamo parlare delle caratteristiche di quelli che abbiamo detto che sono il fulcro del problema economico, cioè i bisogni. Innanzitutto sono rilevanti solo i bisogni economici, cioè quelli che possono essere soddisfatti da beni che esistono in misura limitata. Questo è chiaro nel concetto generale iniziale. Per esempio, il bisogno di respirare è un bisogno fondamentale per l'esistenza stessa. Ma non è un bisogno economico, perché l'aria esiste in maniera illimitata e quindi non ha neanche un prezzo, non è neanche un bene in senso, come abbiamo detto, neanche giuridico. Se pensiamo ad ognuno di noi e all'essere umano in generale, ci accorgiamo che innanzitutto i bisogni sono illimitati. Perché è vero che se abbiamo delle necessità queste vengono soddisfatte, ma noi ci rendiamo, possono essere soddisfatte, ma ci rendiamo conto che potremmo sentirne delle altre ancora. Praticamente non finiscono mai le cose che possiamo desiderare. Questo naturalmente vale maggiormente in una società, dei consumi, in cui abbiamo sempre spinte nuove, a nuove esigenze. I bisogni poi sono soggettivi e variabili. Quello che per me può essere un'esigenza indispensabile, per esempio leggere un libro, può essere del tutto indifferente per un altro soggetto. E quindi poi possono anche variare in relazione all'età. Per esempio, le mie esigenze sono diverse da quello di un ragazzo come voi, che ha bisogno di andare a divertirsi o di stare più con gli amici. Invece per me può essere non tanto indispensabile andare al cinema, per esempio. Cioè potremmo avere, in base all'età, delle necessità differenti e ugualmente in base al sesso, alle condizioni economiche e sociali e al luogo in cui viviamo. Variano poi nel tempo anche rispetto allo stesso soggetto. Per esempio, io all'una, alle 13, ho bisogno di mangiare perché è l'ora di pranzo, ma alle 15 ho bisogno di fare i compiti, alle 21 di vedere uno spettacolo, alle 22 di riposare. Cioè, variano nel tempo della mia giornata, variano i vari bisogni. I bisogni poi, anche se sono temporaneamente saziabili, cioè possono essere totalmente soddisfatti sul momento, spesso questo vale solo per un tempo limitato, perché poi si ripresentano nel tempo, cioè se io adesso ho fame e mangio, mi posso anche saziare completamente, però prima o poi risorgerà nuovamente il bisogno di mangiare. Quindi questi i bisogni sono anche risorgenti. E fin qui abbiamo detto quelle che sono le caratteristiche generali dei bisogni. Poi, oltre, diciamo, a queste quelle che erano le caratteristiche generali, possiamo classificare i bisogni in un certo senso in relazione all'importanza. Ci sono i bisogni primari che sono essenziali per la nostra sopravvivenza fisica: mangiare, dormire, bere, lavarsi, avere una casa dove vivere, eccetera. Sicuramente il carattere di bisogno primario è influenzato in qualche misura dal livello generale di benessere della società in cui si vive, ma non può scendere mai al di sotto del limite della sopravvivenza. Cioè, in una società più evoluta, può essere un bisogno fondamentale, avere una casa, avere nella casa determinati comfort, per esempio il frigorifero, poniamo. Tant'è che è un bene addirittura che è impignorabile, cioè non può essere preso da un creditore, se tu sei debitore e vengono a casa e ti prendono i beni per potersi soddisfare i creditori. Il frigorifero fa parte di un gruppo di beni impignorabili, ma magari in un paese povero, del terzo mondo, eccetera,
Il frigorifero non è considerato un bene primario, ma può essere considerato un qualcosa di più, un qualcosa che non fa parte dei bisogni per la sopravvivenza. I bisogni invece sono secondari, cioè quelli che potrebbero anche non essere soddisfatti, si riferiscono ad ulteriori esigenze che non sono proprio indispensabili, però migliorano notevolmente la qualità della nostra vita. Per esempio, il bisogno di avere un'automobile, il bisogno di assistere a una partita di calcio, di guardare un film, eccetera. Tra i bisogni secondari sono particolari quelli voluttuari, cioè superflui, che spesso sono poi indotti da sapienti campagne di marketing che orientano i nostri acquisti piuttosto verso una marca di telefonino, verso un gioiello specifico o una specifica automobile, che magari per noi sono eccessivamente costosi, ma in questo modo non ci fanno compiere una scelta realmente economica, perché distolgono delle ricchezze economiche e quindi non sono un impiego efficiente, efficace delle nostre risorse che potrebbero essere utilizzate a livello microeconomico, cioè del singolo, per beni più utili all'interno delle nostre scelte individuali. E se questo fenomeno lo guardiamo su scala macro, potrebbero essere utilizzati per bisogni più utili a livello sociale. I bisogni poi possono essere attuali, cioè che noi avvertiamo proprio in questo preciso momento, e futuri, cioè quelli che non provo adesso, ma che so che avvertirò, magari per la caratteristica che abbiamo detto prima della risorgenza, il bisogno di mangiare che ora soddisfo, si ripresenterà, o per la previsione di future esigenze, per esempio una casa più grande se due sposi aspettano un bambino. Questi bisogni futuri orientano il consumatore nella scelta di come impiegare il proprio reddito, cioè se destinarlo tutto al consumo attuale, o per soddisfare quindi i bisogni attuali, o accantonarne una parte per il soddisfacimento dei bisogni futuri e quindi realizzare un risparmio. I bisogni poi sono individuali quando sono avvertiti dal singolo come individuo, per esempio mangiare, bere, dormire, spostarsi, però se il singolo vive in una dimensione sociale, è portatore anche di bisogni collettivi, come il bisogno dell'ordine pubblico, dell'amministrazione della giustizia, della difesa, della pulizia degli spazi pubblici, eccetera. Alcuni bisogni hanno una duplice dimensione, individuale e collettiva. Se per esempio uno studente avverte il bisogno di studiare matematica perché domani c'è la verifica, sta avvertendo un bisogno individuale, ma se consideriamo il bisogno di istruzione come avvertito dalla maggior parte dei cittadini e come strumento per formare dei cittadini e lavoratori più qualificati, consapevoli, è evidente che stiamo guardando alla dimensione collettiva di quello stesso bisogno. Guardando ancora all'istruzione, esso è un bisogno collettivo che viene soddisfatto prevalentemente dallo Stato e quindi è un bisogno pubblico. In generale sono pubblici quei bisogni che sono soddisfatti dallo Stato o da altri enti pubblici. E adesso dovreste sapere almeno vagamente che cosa si intende per ente pubblico dalla lezione sui soggetti collettivi. Per esempio, il bisogno di giustizia nella sua dimensione pubblica viene soddisfatto dal sistema giurisdizionale nel suo complesso, i tribunali e i giudici. Il bisogno di difesa dall'esercito, quello della salute dalla dimensione collettiva del sistema sanitario nazionale che si articola nelle varie USL. Naturalmente poi c'è il bisogno individuale di giustizia, quindi il singolo che agisce il giudice, o c'è il bisogno individuale di salute, quindi il singolo, il bisogno del singolo di farsi curare. Per il soddisfacimento dei bisogni, così come li abbiamo variamente descritti, occorre la disponibilità, come abbiamo detto prima, di beni e di servizi. E pertanto di questi e delle loro caratteristiche parleremo diffusamente nella prossima lezione.